Hello, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Vita da Studenti. Nello scorso video ne sono successe di cose, tanti eventi accaduti, tanti nemici sconfitti, tanti like accumulati per quindi tante altre monete goccia, ma vediamo che cosa ci attende nel proseguio di questo anno scolastico all'Accademia Y. Sembra davvero a pezzi, Gibastiano, sei rimasto sveglio fino a tardi ieri? Beh, a dire il vero, non ho chiuso proprio l'occhio per tutta la notte. Ho anche provato a contare le pecore, ma non sono riuscito a prendere sonno. Sul serio ti sei messo a contare le pecore? Sì, e sono anche arrivato a 10.000, ma alla fine non è servito a niente. Accipicchia, Gibastiano. Beh, vorrei dire che la prossima volta ti presterò il mio contapecore automatico. Cosa? Hai davvero sviluppato un contapecore automatico? Che poi non avrebbe effetto, visto che le pecore le devi contare tu per addormentarti. Eccoci qui al nostro club. Che succede, Gibastiano? Sei innamorato di Matteo all'improvviso? Che succede, ragazzi? Sembrate tutti molto eccitati. Addirittura. Oh, niente di che, Aria. Stavamo solo leggendo il Corriere dell'Accademia. Ah, si è sbloccato il Corriere ora, già. Il Corriere dell'Accademia. Esatto, contiene ogni tipo di informazione sull'Accademia e sulle sue attività. Sul serio? No, non lo sapevo proprio. E ditemi, avete letto qualche articolo interessante nel numero di oggi? Beh, c'è un articolo che parla della signorina Vapori. Ah, ecco spiegato quell'interesse da parte vostra, allora. Esatto. Non a caso, infatti, ho già comprato 3 copie stamattina. E se ciò non dovesse bastare per conquistare Antonella, ne comprerò altre. Edizione straordinaria! Ho trovato gli eroi che hanno scacciato la maledizione! Non urli, la prego. Sono proprio loro, il Club FNY! Sono del club di giornalismo, potreste concedermi un'intervista? E tu chi sei? Oh, vi chiedo scusa, non mi sono presentata. Io sono Elena Titoli, la direttrice del club di giornalismo della scuola. Se non sbaglio, siete voi di aver scacciato la maledizione, giusto? Puoi dirlo forte, sei qui per darci la ricompensa? Aspetta un attimo, quindi ricevi sul serio quando parlavi dell'intervista? Sì, intervistaci ti prego, così finiremo in prima pagina con la signorina Vapori. Non è questo il punto. Lo sapevo. Ah, che bello essere una giornalista. Bene, quindi, siete disposti a rilasciarmi un'intervista esclusiva? Sapete, la maledizione amorosa ha causato davvero tanto dolore. Una vostra intervista sarebbe molto utile per coloro che ne hanno sofferto. Vi ricordo che quando uscirà la vostra intervista sarete sulla bocca di tutti. Ci stai dicendo che finiremo dritti sul Corriere dell'Accademia? Di nuovo con questa prima pagina, sei davvero un rischio rotto, Gibastiano. Bene, allora è deciso, possiamo iniziare anche subito. Sì, non vedo l'ora. Beh, non male. E... ah, intervista completata, ah. Fantastico, sarà come avere un abbonamento. Ah, Elena, ho una domanda. A proposito della signorina Vapori. Ancora? Oh, ed ecco qua il primo numero dell'Accademia, del 26 febbraio, amico mio, non credo proprio. E il lunedì, quindi, è giorno di monete slot Kai, 10 monete in arrivo. Missione del club, il futuro è qui, concorso Kanoru, racconti la paura, il braccio e la mente. Concorso Kanoru dovrebbe essere la stessa che c'è anche nell'anime. 10 monete slot Kai, perfetto. D'ora in avanti la popolarità del vostro club salirà alle stelle, garantito, e poi, chissà... magari un giorno risolverete tutti i misteri dell'Accademia. Beh, ad ogni modo anch'io farò il tifo per voi d'ora in poi. Ci vediamo. Ma ci pensate, ragazzi? Siamo sulla prima pagina del Corriere dell'Accademia. E quella frase sui misteri dell'Accademia. Ah, non vedo l'ora di risolverli tutti. Io ho già fatto qualche ricerca, in realtà. I 6 misteri restanti sono... l'uomo d'affari gigante. L'orologio maledetto. Il quaderno del terrore. I biscotti miracolosi. Gli zombie in cerca di fama. E il mistero di Raffaella. Un uomo d'affari giganti? Sicuro che sia un mistero? Sì, e non è l'unico ad essere strano. Come fa un quaderno a far paura? Ah, tu trovi quello strano? E i biscotti che fanno miracoli, invece? Inoltre sembra che non ci sia un ordine preciso in cui risolvere questi 6 misteri. Beh, meglio così, scegliamone uno a caso, allora. Ma che dici, Gibastiano? Potrebbe essere rischioso! Già, perché quello di Raffaella è piuttosto difficile. Oh, la signorina Vapori! Mio caro Gibastiano, potresti venire in infermeria insieme agli altri? Grazie. Ecco qua le ricompense. Dato che nello scorso video vi ho fatto vedere le ricompense dei club, quando li portate a livello 3, quando un club qualsiasi arriva al rango 3, vi darà delle ricompense.
In questo caso io ho sfera piccola per 4 perché ho due club che mi danno due sfere piccola come ricompensa giornaliera. Quindi io ogni giorno riceverò sfera piccola. Però se li faccio salire di altri ranghi arriverò a sfere medie e al rango massimo sfera grande. Ragazzi, 4 sfere grandi al giorno, fregate. Le 4 gocce Y ovviamente. Comunque, dobbiamo dirigerci in infermeria, come ci chiede appunto la quest in alto. Oh, chi incontriamo? Il più grande personaggio mai scritto. Chi siete? Non lo conosci? Lui è Valerio Notti, il presidente del comitato studentesco. Per caso siete delle matricole? Lui proprio incarna la perfezione. Non perché sia legato a qualche personaggio particolare, a dire il vero, lui dovrebbe essere legato al Kirin, in realtà. Però anche Kirin è un bellissimo yokai, ma comunque. È così, signor presidente del comitato studentesco, ha detto tutto giusto. Ho sentito che siete stati voi a salvare la scuola dalla maledizione amorosa. Proprio così, vuoi darci una ricompensa per caso? Non questa volta. Tuttavia ho apprezzato molto il vostro aiuto. Ad ogni modo sono qui per controllare gli studenti durante il tempo libero. Come saprete, il tempo libero qui in accademia va dalle 15 alle 18. In queste 3 ore gli studenti possono partecipare a svariate attività organizzate dai club. Voi invece siete qui a gironzolare. Posso sapere il motivo? Beh, il fatto è che stiamo indagando sui 7 misteri dell'accademia. Ma che dici, Comanuel? Stiamo andando dalla signorina Vapori. Piano, Gibastiano, non vorrei farci scoprire. Che cosa avete tanto da confabulare voi due? Niente, assolutamente niente. I 7 misteri dell'Accademia, eh? Pensate sul serio di poterli risolvere? Può contarci! Vi avverto però, se causerete qualche problema alla scuola, farò abolire il vostro club. Non mi importa se ci avete salvati dalla maledizione. Proprio così. Anche se siete protetti dal preside, non ci andrò leggero con voi. Io, Valerio Notti, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Con permesso. Lei è stato fin troppo chiaro, signor Valerio Notti. Può davvero abolire il club? Sì, il suo potere appare a quello del preside, e non sto esagerando. Come avrete capito, non sono l'unico ad essere guardato con ammirazione. Ah, lo sapevo. Matteo. Proprio così. È chiaro che il comitato studentesco abbia molto potere qui. Bene, ora basta parlare di lui. Abbiamo altre priorità al momento. La signorina Vapori ci sta aspettando, siamo già in ritardo. Su che cosa fate lì in parte? Andiamo in infermeria! Fratello, sto seriamente iniziando a rivalutare il tuo comportamento. Dovresti averlo già rivalutato dall'inizio, da quando l'hai conosciuto. Però, ognuno ci vuole il tempo che ci mette. Eccoci qui, signorina Vapori! Sono arrivato prima che potevo, signorina. Ryan vuol più al suo servizio. Oh, ci siete tutti? Vi stavo aspettando. Di cosa voleva parlarci? Sembrava piuttosto urgente. Da che voglio menare le mani. Ecco, vieni al dunque, dai. E su, basta Ryan a parlare. Sì, non è una dichiarazione, quindi stai zitto, per favore. Dunque, vorrei chiedervi ufficialmente di indagare sui 7 misteri dell'Accademia, e questo era ovvio. Se non lo farete, l'incolumità di tutti gli studenti continuerà ad essere in pericolo. Ma quindi non siamo noi a creare danni, ma sono i 7 misteri? Solo voi potete riuscirci, Club FNY. Siete la nostra unica speranza. Allora, che cosa ne dite? Diciamo che va bene, perché sennò non si va avanti, no? Quando una donna amabile come lei bussa alla mia porta, io, Ryan Wolf, sono obbligato ad aprire. Sì, l'aiuteremo. Volevano dire che sono pronti a dare una mano, così come tutti noi. Bene, bene, grazie ragazzi. Potete cominciare quando volete. Un indizio su dove cominciare? A parte l'Accademia, certo. Non la deluderemo, signorina Vapori. Va bene. Quindi. Oh. Non mi piace quando ci sono queste scene con i personaggi che parlano da soli. Tutta la terra conta su di voi, ragazzi. Wow! Quindi dobbiamo assolutamente vincere. Risolve 7 misteri. Bene, vediamo un po' le missioni. Allora, cosa ci chiedono di fare? Ok, queste 6 principali qui, eh. Iniziamo dall'uomo d'affari gigante, dai. La cosa brutta, purtroppo, è che in questo episodio si è parlato tipo tutto il tempo. Ah, siete una missione, signorina. Siamo il grande cheerleading, abbiamo una sfida per voi! No, no, non credo. No, 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 no. Calma! Ah, eccola qui. Allora, salve, buon uomo! Ehi, vi prego, aiutatemi! Il signor Ferri è diventato enorme! Noi del club di atletica siamo preoccupati!
Ah, certo. I membri del club dell'Atica sono spaventati dalla comparsa di un gigante che disturba i loro allenamenti. Che cosa succede? Andiamo a scoprirne di più. Buoni punti esperienza che regala questa missione. Noi del club dell'Atica siamo minacciati da uno dei sette misteri dell'Accademia. Sto parlando del mistero chiamato l'uomo d'affari gigante. Si tratta di un mostro alto e grosso che semina il panico ovunque vada. Compare sempre durante gli allenamenti del nostro club, solo per spaventarci. In questo modo perdiamo la concentrazione. A caso se il nostro club ha già perso molti dei suoi iscritti. Per questo deve essere fermato a tutti i costi e prima possibile. Prima di andare però vi consiglio di prepararvi al dovere per incontrarlo. Non appena sarete pronti tornate pure a parlare con me. Buona fortuna, Club FNY. Siamo già pronti, devo solo ricaricare il qualcibo. E direi che siamo pronti allora. Oh, eccovi qui. Ora che siete arrivati, chiederò ai vari club di evacuare la zona circostante. Inoltre, posso già dirvi quali luoghi il signor Ferri ha passato di recente. Sono tre luoghi ben distinti: i campi da tennis, la piscina e il palco. Il nostro destino dipende da voi. Salvateci da quel mostro, vi prego. Ok, vabbè, ti salverò. Non preoccuparti. Ma era una ragazza per caso, perché aveva le codine, se non sbaglio. Quindi devo visitare questi tre punti e poi fare. Oddio, ma sono tutti quanti nemici in realtà questi. Biscia splendente, bello. Rito ricomanda, beccati questo, Rito ricomanda. No, 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 è amico mio, Rito ricomanda. No, no, no. Chi è che c'è rimasto? Oh, ah, devo continuare? Ma non me la ricordavo qua c'è sta missione. Ah, quindi ora proprio continua. Va bene, va bene. Ah, pensavo si fermasse, sai, e poi potevi ricominciare. Invece no. Va bene. Ci può stare. Ecco qua il campo da tennis. Dove siete, mostracci? Ah, Steng! L'ha fatti sotto. Chi è questo? Oh. No, no, io non mi trasformo ancora, mica sono pazzo. Oh. Allora, l'altro qual era? Non mi ricordo più. Qua al palco, certo. Ah ah! Elefantessa innamorata! Ehi! Vediamo un po' che c'è qua. Ah, ok. Ragazzi, ok. È stata una perdita di tempo. No, non direi. È comparso qualcosa sul radar. Sì, lo vedo anch'io. Pare che un'ombra enorme sia comparsa davanti a scuola. Ma non è un mostro questo, non è un gigante. Mi trasformo. Non sembra un uomo d'affari, in effetti. Beh, però neanche Canom sembrava una persona, un uomo d'affari. Eppure era un colletto bianco anche lui. Andatemi. Ah, niente clone di carta ancora? Aspetta che mo arrivano, eh. No, andate, combattete, clone di carta, vai. Quanti danni gli stiamo facendo? Wow. Contrattacco. Attaccami ora. Attaccami però. Niente. Non mi attacchi più. Vabbè. Sconfitto comunque. Vediamo un po'. Un po' di soldini. Una lattughina che fa sempre comodo. Anche se mi sembrava più una verza quella. Comunque. Però il gioco dice che è una lattuga. Quindi diciamo che è una lattuga. Abbiamo vinto. Sì. Ho un brutto presentimento. No, non ce l'averlo. Non avercelo, Maria. Buono, e sfera piccola, insomma. Sembra che questo modo d'affari gigante non si faccia vedere spesso. E se quelli del club di atletica si fossero immaginati tutto? Non credo che sia così, però. È arrivato un messaggio. Aspettate! Qui dice che è appena comparso un gigante, uno vero stavolta! Si sente, eh? Beh. Se era lui, piccolo non è. Si chiama gigante. Un gigante vero e proprio. Saremo in grado di sconfiggerlo? Beh, noi avremmo un'arma particolare per sconfiggere un gigante. L'arma segreta, ovviamente. Ma certo, parlo di Mechaizord Y! Cosa? Guarda che noi non possiamo usarlo! Ho sentito tutto. Gibastiano ha ragione. Mechaizord Y è utilizzabile. Signorina Vapori, è lei? Ryan. Signor Presile, c'è bisogno di lei. D'accordo, vado subito. Signorina Vapori, lascia tutto nelle sue mani. Grazie mille, signor Preside. Bene, ragazzi, è il momento. Risolvete questo mistero e ponete fine alle sofferenze di quell'uomo. Sofferenze? Dobbiamo ucciderlo?
Ve lo spiegherò bene più tardi. Vorrà sconfiggere il signor Ferry. Bene, buona fortuna. Ferry una volta era una catena di negozi. Il ciclope. Vai, frate, vai, vai. È un po' come why, why. Fai tu. C'era rimasto, ehi. Pensavo che c'era rimasto. Perché ci rimane? Boh, forse non so, vabbè. Non è un problema. Fischiatine. Top, beccate questo. Uoi! Taglio! E spada! Ta, ta! E uoi! Bello vincere così, con il simbolo dell'accademia. Facciamo zero danni stavolta, dai. Mi ha preso. No, mi ha preso come? Ah, perché fa comunque danno, giusto? Non me lo ricordavo più già. Quando vado allora più o meno. Toh, bagnati, va. E ora spada! Niente, la spada non è bastata. Vabbè, comunque sia. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto! Eh già. Complimenti a tutti, ragazzi. È stato uno scontro avvincente. È vero, è vero. Grazie a voi ora l'anima del signor Ferry potrà finalmente riposare in pace. Che intende dire? Che prima non era in pace, forse. Fino a qualche tempo fa il signor Ferry era un uomo come tanti altri. Lo conobbi a colloqui con i professori. Era riservato, ma anche molto sincero. Ma un giorno ebbe un litigio con sua figlia e se ne andò di casa. Purtroppo, mentre attraversava la strada, fu investito, morendo sul colpo. Ma è terribile! Da quel giorno la sua anima vaga per tutta la città, e a volte viene anche qui. All'inizio il sospetto era normale, ma poi è cambiato di colpo. E questo è tutto. Ecco spiegato il mistero dell'uomo d'affari gigante. Ma quindi, ora che ne sarà dell'anima del signor Ferry? Oh, è vero! Tranquilli, se fossi in voi non mi preoccuperei troppo di questo. Anzi, a dire il vero dovrei ringraziarvi. Finalmente ora sono libero. Signor Ferry! Tutto ebbe inizio quando mia figlia vide il mio capo intento a sgridarmi. Mi disse farsi rimproverare dal proprio capo, sei patetico, papà. E poi aggiunse: ah, quanto vorrei che ti facesse rispettare come si deve. Una volta morto, poi mi sono ritrovato in questo stato e con questo corpo. Fantastico! Quindi il desiderio di tuo figlio si è avverato alla fine. Io non credo, G. Bastiano. Se non fosse stato per voi sarei ancora a vagare per la città. Sapete, recentemente sono venuto qui per incontrare di nuovo mia figlia. Purtroppo però non è stato possibile. Forse è meglio che vada adesso. Aspetti, signor Ferry, lasci che le dica un'ultima cosa. Ci tenevo a farle sapere che sua figlia sta bene e ha molti amici a suo fianco. Ha un talento naturale nell'attrarre a sé persone amabili e di buon cuore. Sono convinta che sia una qualità che ha appreso da lei. Signorina. Signorina, Ho bisogno che dica una cosa a mia figlia da parte mia. Quando la vede, dica che suo padre le vuole bene. Solo questo. sarà fatto, signor Ferry. Ah, e si prenda cura anche di questi ragazzi. Meritano un futuro radioso.
signor Ferri. Ma dico, avete sentito che belle parole? A momenti stavo per commuovermi. Ben fatto, ragazzi, avete risolto un mistero. Già. Un po' triste questo mistero. Tanto che ci sono, attivo anche questa zona tenebrosa. Così posso aumentare ancora un po' il livello. Ad ogni modo direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andremo avanti con i misteri dell'Accademia. E penso proprio che li farò tutti quanti in ordine. Anche perché non è che sono proprio facili. Specialmente quando arrivi a questo. Il mistero di Raffaella che canta a casa mia. Ma comunque faremo l'orologio. Ma detto, questa è bella come missione ed è assolutamente da fare. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!